ecco, ieri sera la Santella ha emanato un'ordinanza di apertura di bar, ristoranti, pizzerie con tavolini esterno. Ecco, voi a tutto questo non ci state? Praticamente non è che noi non ci stiamo, noi abbiamo voglia di aprire, abbiamo voglia di tornare come eravamo prima, essere insieme ai nostri clienti, avere la nostra attività attiva. Però nel momento in cui è arrivata questa bomba, noi la chiamiamo una bomba politica, ha messo un po' di discussione anche fra noi soci. Infatti tutta la giornata, sia la serata di ieri che oggi, ci stiamo un po' valutando, stiamo valutando la questione. Perché ci troviamo tipo come uno strumento politico. Noi non vogliamo essere uno strumento politico, noi vogliamo aprire con le nostre, con la nostra passione, e vogliamo aprire con la nostra sicurezza dei nostri operai, dei nostri figli e anche dei nostri clienti. Prima di aprire noi dobbiamo avere un protocollo perfetto che ci indica cosa dobbiamo fare, le nostre restrizioni, quelle che devono essere giuste, perciò abbiamo bisogno delle certezze prima e poi apriamo, perché aprire oggi una serranda, già arrivando a 2 mesi senza incassi, siamo, come avevamo detto prima, siamo in fallimento. Quindi dobbiamo stare anche a quello che dicono i nostri paesi, i nostri sindaci. Abbiamo già sentito ieri sera il vice sindaco che ha detto che è una cosa un po' particolare quella, la gestione adesso dell'attività. Dobbiamo stare attenti, perché abbiamo fatto 2 mesi, specie noi a Gioia Tauro, nella Calabria, 2 mesi senza il cammino di questo virus. E oggi non dobbiamo perdere questa strada, quindi dobbiamo avere le nostre sicurezze. Come dicevo prima, la politica la vogliamo lasciare un po' da parte, loro si devono mettere d'accordo e darci a noi un protocollo prima di aprire. Non possiamo fare il gioco dei Cosa protocolli. chiedete come protocollo? Cosa chiedete voi? Noi chiediamo la sicurezza anche nostra, perché per come sono le leggi adesso, mentre entra una persona a prendere un caffè, se deve andare in bagno, deve fare un servizio, deve essere, che dire, va in bagno e subito andare a sanificare. I tavolini a 1,5 metri l'uno di fronte all'altro. Puoi servire solo all'aperto, non puoi servire solo il bar, c'è una confusione totale. Noi abbiamo chiesto delle restrizioni per poter lavorare, non per non poter lavorare. Così è sempre il fallimento. Io ringrazio la Santelli e le chiedo che noi dobbiamo aprire, però la Santelli si doveva prima occupare a come farci aprire, a mandare magari dei prestiti a fondo perduto per iniziare la nuova attività, a mandare queste casse integrazioni che non stanno arrivando, cioè incrementare un po' un fondo di solidarietà per noi, per attivare le nostre attività. Poi possiamo fare la nostra apertura. Questo chiediamo a noi. Non vogliamo essere strumento politico, perché già abbiamo visto la confusione che fanno oggi. Oggi ho visto anche la TV, io sapete qual era il punto lì nella Camera? Se mettono o non mettere la mascherina fra di loro. Quindi, se loro già fanno confusione, voi credete ai nostri clienti quando si trovano davanti al banco il problema che abbiamo noi? Devono darci un protocollo perfetto per aprire, e noi apriamo subito, però noi abbiamo fatto le nostre richieste. Prese da fondo perduto, le casse integrazione subito, questo significa iniziare un cammino. Lei parlava prima che alcuni dei suoi soci APGA non possono riaprire perché non hanno i soldi per andare a comprare ciò che richiede la riapertura del locale. Parliamo di sanificazione, parliamo di mascherine, parliamo di igienizzante. Certo, perché per aprire il locale ci vuole un investimento iniziale, ma noi quello stiamo chiedendo. L'abbiamo chiesto già il nostro sindaco, abbiamo fatto già una riunione, anche i sindaci degli altri soci si stanno mettendo in atto per avere anche un fondo di solidarietà per noi artigiani per poter aprire, perché sono solo delle spese inutili, e anche la sicurezza, perché oggi il protocollo parla chiaro, l'articolo 1 nel decreto parla chiaro, ci danno delle responsabilità che a noi non ci competono. Io non posso avere la responsabilità di un cliente che magari è affetto e poi fa dei danni dentro il mio locale. Chi ce l'ha questa responsabilità poi? Chi è che deve pagare? Paga il sindaco, paga la regione o pago io titolare? Questo che vogliamo capire. Per questo noi diciamo adesso non è opportuno aprire.